La TV generalista ha bisogno delle micro web TV? No, e le micro web TV non hanno bisogno della TV generalista. Sono due modelli dal punto di vista dell'ascolto, economici, da tutto un punto di vista, che devono rimanere distanziati per il bene dell'uno e dell'altro. Sarebbe, appunto, detto prima, sciocco che le micro TV scimmiottassero la TV generalista perché hanno moltissime altre frecce nel loro arco che non andare, farsi catalizzare dalle web TV, ma altrettanto sciocco, penso, sarebbe se la TV generalista, che ha altre logiche, altri obiettivi, altre metodologie, adottasse in maniera pedissequa quello che sono gli stilemi i macro stilemi delle web TV. Sono semplicemente due modelli diversi. Poi è chiaro che ci deve essere osmosi, ci deve essere interscambio, ci deve essere fertilizzazione reciproca, la ragione per cui non sono venuto qua solo la prima volta, ma è la seconda. Purtroppo la seconda edizione me la sono persa perché avevo l'influenza, proprio perché ci deve essere questo scambio e questo confronto. Però andare uno in un linguaggio dell'altro sarebbe controproducente per entrambi. Il modello di MTV è un modello comunque nuovo. Ma allora È stato un modello sì, nuovo. ma diciamo che quando parlo di TV generalista non intendo una televisione alla Mediaset o alla Rai, ma comunque è una televisione che va sul circuito nazionale, deve rivolgersi a un determinato numero di persone e deve raggiungere comunque degli obiettivi d'ascolto e degli obiettivi economici. Questo io intendo per televisione generalista. È chiaro che dal punto di vista economico, MTV è una televisione generalista, da un punto di vista dei contenuti, pur essendo in un qualche modo generalista perché soggetta alle stesse regole, è molto più libera, indipendente e svincolata dalle grandi televisioni generaliste. Quindi potrebbe essere un po' il punto d'incontro tra il vecchio e il nuovo.